dice il Signore, perché Lui è misericordioso, perché Lui è amorevole, Lui ci ama a tal punto, cari, da dare la sua vita per noi. Lui è stato crocifisso per noi, per salvare noi. Alleluia, che grande amore! Gloria a Dio! Lui non meritava di andare sulla croce. Lui non meritava di morire, perché Lui era giusto, santo, innocente, senza peccato. Ma Lui ha preso i nostri peccati. Lui ha preso le nostre sofferenze. Lui ha preso le nostre infermità. Lui ha preso su di sé. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, ha preso su di sé la nostra condanna, le nostre maledizioni. Lui ha preso su di sé la morte che noi meritavamo. Lui, ascoltate, Lui che è la vita, ha preso la morte su di sé. Lui non doveva morire, perché Gesù Cristo è immortale. Lo sapete che Gesù è immortale, non muore? Ma Lui venne come uomo e morì per noi. Che grande mistero! Questo era il mistero del Vangelo. Ma tramite la parola di Dio noi oggi possiamo avere la conoscenza di questa grande verità, che ci insegna che il Dio immortale, eterno, è morto per noi, perché Lui è venuto come uomo e ha preso su di sé i nostri peccati. Lui ha preso su di sé la morte che spettava noi, e Lui ci dà la vita eterna se noi crediamo in Lui. Lui ci dà la benedizione e ci libera dalla maledizione. Lui ci illumina e ci libera dal buio. Lui ci perdona. Lui ci purifica affinché noi possiamo essere degni di entrare nel suo regno, degni di entrare nel regno di Dio. E come dice qui, questa parola si possa realizzare in ognuno di noi. Beati i puri di cuore. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Il Signore vuole purificare il tuo cuore. Questa sera noi siamo qui per dirti: Gesù Cristo vuole purificare il tuo cuore. Ciò che nessun uomo può fare, Lui vuole fare nella tua vita. Vuole purificarti. Alleluia. Ciò che nessuna religione può fare, Gesù Cristo lo vuole fare. Gesù Cristo vuole purificarti. Gesù Cristo vuole cambiare il tuo cuore. Gesù Cristo vuole togliere il peccato dal tuo cuore. Alleluia. Lui vuole togliere il cuore di pietra, il cuore sporco, il cuore macchiato, il cuore corrotto, il cuore incredulo. Lui vuole togliere il peccato, vuole togliere il male e vuole darti un cuore nuovo. Lui vuole darti un cuore nuovo. Gesù Cristo vuole darvi un cuore nuovo, perché Lui è il Dio dei miracoli. Lui ancora oggi può fare questi miracoli di cambiare i nostri cuori, di darci la pace, il perdono e di riempirci con l'amore di Dio, affinché la nostra vita possa cambiare, affinché la nostra vita possa essere degna di entrare nel suo regno solo col suo perdono. Quando Lui ci purifica, quando Lui ci illumina, perché Lui, alleluia, Gesù Cristo è morto sulla croce per noi.